In Italia una droga per essere definita tale deve essere censita nell'elenco delle molecole illegali del Ministero della Salute. Tutte le altre possibili sostanze psicotrope non sono illegali. O almeno non ancora. Voi siete le migliori menti in circolazione. Guarda, io qui fra massimo 6 mesi divento cameriere, mance, un giorno libero a settimana e 700 euro al mese. Io te li faccio guadagnare in mezz'ora. Voi siete due latinisti di fama internazionale, fate i benzinai di notte per un cingalese che vi paga a nero. Ma da quando è che parli il cingalese tu? Le combinazioni sono 52 fattoriale diviso 52, meno 5 fattoriale diviso 5 fattoriale. Ma che cazzo stai a dire? Bartolomè, sei una scusa per non pagare a caschi male. Noi metteremo sul mercato una nuova droga. Cioè, la coltellata gli è andata bella precisa qua. Si sono scannati per eredità, c'è stata un'aspra diatriba legale per la divisione delle eredità. No, hai detto un'aspra diatriba legale. Chi? Tu sei laureato. Sono laureato io. Tu vorresti mettere su una banda di spacciatori. Il miglior prodotto che si sia mai visto. Ti volevo chiedere una breve recensione. Calcola che sta roba è sgravatissima. Non sembra perfettamente in linea col codice penale. Caglie! È buona, Pietro! È buona, è buonissima! Mi raccomando, ragazzi, dobbiamo mantenere lo stesso identico stile di vita di prima. È successo un mezzo casino, non ti arrabbiare, eh! Ho perso il controllo del coupé, che sul bagnato... Coupé? Non c'è il posto per un tavolo da biliardo, per una sala cinema. Ci hai fatto caso che sto posto è pieno di mignotte? Facci caso. Guarda che faccia che c'ha. Questa è una presidente, eh. Altro che circo, questa è roba di prestigiatori. Ora c'è, ora non sì, c'è. Ho capito. Ora c'è, ora no. Non c'è. Ma sai che somiglia vagamente? No? Alla tua ragazza. È mia ragazza. 10 kg, 100.000 al chilo. Ma che davvero ora pigliamo la farmacia? E siamo anche dotati di baionette. Culo! Ti dobbiamo rompere il culo! Andiamo là e spacchiamo la faccia! Che hai fatto, beh? Ho un master in meccanica quantistica e uno in dinamica molecolare. Mi chiamo Pietro Zinni, ma tutti mi chiamano il chimico. Ma che c'hai in faccia? Ah, no, niente, ma un cazzo. E perché hai un cazzo disegnato sulla faccia? Mi sembrava una cosa divertente.